Prima della domanda, volevo ricordare a tutti, compreso il sindaco, che manifestare il proprio pensiero attraverso associazioni, comitati e qualsiasi altra manifestazione in piazza è un diritto garantito dalla nostra Costituzione. Pertanto, se uno dei tanti mezzi per poter comunque agire legalmente, anche manifestare il proprio pensiero, così come dice la nostra Carta Costituzionale. Posto questo, vengo alla domanda che secondo me potrebbe essere di duplice interesse. Prima di tutto, siccome ringraziamo insomma di aver fatto tutta l'informativa, io sono una persona che tendenzialmente fa fatica a capire nell'immediato. Quindi vorrei capire dove domani mattina, nell'eventualità, io possa fare comunque un accesso agli atti e quindi, se mi si può dire il numero di protocollo, di dove effettivamente trovare il provvedimento del piano B. Quindi esiste e dove lo trovo da cittadino per poter estrarre copia e eventualmente comunque studiarci sopra, anche soltanto per una semplice lettura personale. Quindi se mi si dice in quale tipo di ente devo andare a trovare, in regione, nel nostro comune, visto che tendenzialmente dovrebbe esserci anche il piano sicurezza, cioè tutta una serie comunque di informazioni che potrebbero comunque aiutare chiunque a capire questo piano B, dove prenderlo materialmente, visto che comunque andremo comunque a farlo, no? Dopo gli sfalci. Secondariamente, una domanda volevo fare a Serra Valle, quindi al responsabile in questo momento che lo incarna. Lei mi ha detto che per imperizia, è stata utilizzata una penna con denti non idonei al lavoro che si stava effettuando e che si sapeva che in quell'esatto punto dove si andava ad effettuare l'escavazione, con quella esatta penna, in modo imprudentemente utilizzata, o meglio, non imprudentemente, ma con una valutazione di perizia difforme dalla correttezza, si stava andando ad operare. Quindi sapevate cosa stavate facendo, giusto? Eravate consapevoli che in quell'esatto punto c'era il tubo, perché lei l'ha detto in pubblica piazza prima. Mi domando, è un sì o no? Non c'è bisogno di articolarla. Quindi avete accettato il rischio di tranciare quel tubo? Nessuno sapeva che quell'operaio non avrebbe utilizzato. C'era responsabile cantiere, responsabile sicurezza, responsabile dell'ente locale gas e nessuno di te l'ha valutato? Quindi non è un'accettazione del rischio? Grazie.